Pochi giorni fa ho portato sul canale un video dedicato ad iWork, ovvero Keynote, Numbers e Pages. Sul finale vi avevo chiesto se avreste voluto un approfondimento per ogni singola app della suite lavorativa Apple. Mi avete risposto in tantissimi dicendomi «Sì, li vogliamo». E allora mantengo la parola data e nel video di oggi arriva il primo episodio dei tre dedicato a Pages, il word processor di Apple. Nei prossimi giorni, appena pronti, arriveranno anche gli altri due, giusto il tempo di prepararli a dovere. Come da tradizione, va ora in onda l'appuntamento con l'angolo della citazione, episodio 6. La logica ti può portare dalla A alla Z. L'immaginazione ti può portare ovunque. Albert Einstein. Il premio Nobel per la fisica è di certo uno dei geni più celebrati del XX secolo. La sua teoria della relatività cambiò completamente le carte in tavola della fisica, permettendo all'umanità di guardare oltre i propri limiti. Non è ricordato tuttavia solo per formule ed espressioni matematiche, ma anche per citazioni e frasi di assoluto valore. Prima di addentrarci in Pages, vi chiedo per favore di lasciare un like al video e di iscrivervi al mio canale. Se volete restare aggiornati in tempo reale, attivate anche la campanella di notifica. In 10 secondi mi renderete ancora più felice. È arrivato il momento di dare un peso alle parole, perciò andiamo alla scoperta di Pages. Nel video dedicato ad iWork, che trovate qui sopra in scheda e sotto in descrizione, ho dimenticato di dire una cosa importante e che coinvolge anche Numbers e Keynote. Ho sottolineato come sia facile lavorare ai documenti comodamente anche da iPhone e iPad, ma non ho detto che si può anche da Windows. Accedendo da qualsiasi web browser, come per esempio Chrome, vi basterà visitare il sito www.icloud.com, accedere con il vostro Apple ID e vi troverete tutte e tre le app proprio nella schermata home. Fate clic per esempio su Pages e si aprirà l'app in formato web. Certo, l'esperienza dall'app è ottimale, ma è un modo per continuare a lavorare praticamente da qualsiasi dispositivo. Verificate anche di aver aggiornato le tre app di iWork all'ultima versione sia per macOS che iOS, perché Apple ha rilasciato una nuova versione recentemente e che contiene novità e correzioni di bug. Detto questo, entriamo nell'app, che vi ricordo essere un word processor, ovvero un programma di scrittura e di testi, lettere, brochure, curriculum, newsletter e tanto altro. È in definitiva Microsoft Word in stile Apple. Quando aprirete Pages, vi troverete pronti già oltre 70 modelli fantastici da cui partire per sviluppare il vostro documento. È chiaramente possibile partire da un documento completamente vuoto, dedicarsi alla scrittura e pensare alla formattazione in un secondo momento. Vi mostro inizialmente alcune funzioni base, ma intendo poi passare ad elementi più avanzati che vi renderanno la vita più facile con Pages. Apro un documento semplice in cui mi sono limitato ad incollare qualche riga e proviamo a dargli una forma. Per prima cosa clicco sul tasto Formattazione in alto a destra, che mi aprirà la barra laterale. Se non vedete nulla, niente paura, cambia quando selezioniamo qualcosa. Se per esempio voglio cambiare il font di tutto il documento, mi posizionerò in un punto qualsiasi del testo e premo sulla tastiera Command più A, così da selezionare tutto senza doverlo fare con il mouse o trackpad. Scelgo ora il font che mi interessa, lo stile da questo selettore o dai quattro pulsanti appena sotto, la dimensione ed anche il colore. Da queste quattro icone deciderò invece l'allineamento del testo tra a sinistra, al centro, a destra e giustificato. Se invece mi voglio limitare ad una porzione di testo, mi basta selezionarla, come ad esempio il titolo, e dargli un'impostazione tutta sua. Ad esempio la posso rendere in grassetto, aumentarne la dimensione di un poco e cambiargli il colore in azzurro. Potrete anche effettuare una selezione veloce da A, semplicemente posizionandovi con il mouse da dove vi interessa, tenere premuto il tasto maiuscole sulla tastiera e scendere fino all'altra parola che vi interessa e cliccare di nuovo. Più sotto c'è anche il comodo strumento Elenchi puntati, che permette una vista più ordinata e professionale. Selezionate il testo che volete puntare e scegliete il tipo tra i vari stili, che hanno simboli di vario tipo, numeri o lettere. Potete anche cambiare la spaziatura che c'è fra le righe semplicemente aumentando il valore in questo campo, che distanzierà una riga dall'altra.
Infine, se quello che cercate è una disposizione stile magazine, sarà facile impostare il documento per colonne. Selezioniamo un paragrafo e muoviamoci nel tab Layout e in colonne proviamo a scegliere 2. Il paragrafo è ora disposto in una bellissima nuova visualizzazione. Viste le basi, passiamo ora ad alcune funzioni un pochino più avanzate. Proviamo a rendere il titolo ancora più di impatto. Lo seleziono, torno nel tab Stile e vado a cliccare sull'icona a forma di ingranaggio appena sotto l'impostazione del font. Da qui potrò, per esempio, dare una spaziatura maggiore tra i caratteri del testo, che serve a renderlo più dinamico. Posso anche scegliere lo stile tra tutto in maiuscole, il bellissimo maiuscoletto e altri tipi molto smart che dovete provare personalmente e che vi permettono di non riscrivere il testo se per esempio lo avevate digitato tutto in minuscole o viceversa. Sempre da qui potrete anche dare un'ombra al testo decidendone anche completamente l'intensità e la distanza e l'angolo della luce virtuale. In più c'è anche lo sfondo di quella porzione, che lo rende più visibile come si farebbe con un evidenziatore. Se provo a selezionare invece solo il numero 3 del titolo e torno nelle impostazioni avanzate, potrò anche, per esempio, scegliere l'impostazione apice o pedice, comodo per formule matematiche o titoli ad effetto, che sposta quella parte di testo in alto e in basso rispetto a tutto il resto. Per il colore del testo che abbiamo visto all'inizio è possibile fare di più. Se seleziono sempre il titolo e clicco su colore testo potrò scegliere fra vari tipi. Il gradiente darà 2 colori a sfumatura. Con gradiente avanzato potremo aggiungerne un terzo più e con immagine potremo fare una cosa molto bella. Proviamo a sceglierlo. Niente paura, è l'immagine di default. Prendiamo un'immagine che ha a che fare col nostro documento. Apro la cartella sulla scrivania dove ho alcune foto di ID3. Ne scelgo una, direi questa, e la trascino nel box immagine e boom! Il titolo selezionato prenderà quella foto come colore. Provateci perché è molto smart. Un'altra cosa molto interessante è la cosiddetta funzione capolettera, che rende tutto ancora più interessante da guardare. Selezionate un paragrafo, spostatevi su capolettera nella barra laterale e la prima lettera del paragrafo o di ogni paragrafo, se avete selezionato tutto, diventerà enorme per sottolinearne l'importanza. Potrete anche personalizzare le righe di altezza e i caratteri da ingrandire, oltre ad altre funzioni avanzate dall'icona ingranaggio. Veniamo ora all'inserimento di un'immagine che avevamo già visto nel video di iWork. Abbiamo 2 modi per farlo. Il primo è dal pulsante multimedia dalla barra superiore, da dove potrete anche inserire altri contenuti come video, note audio, musica e altro ancora. Sempre da lì potete scattare una foto in diretta da iPhone che si inserirà automaticamente nel testo. L'altro modo che vi consiglio è quello di trascinare un'immagine da una cartella come abbiamo fatto prima, ma stavolta in mezzo al testo. Proviamo! Riapro la cartella, scelgo la foto e la trascino dentro il documento. Come vedete è molto grande e rompe un pochino l'ordine. Fortunatamente è facilissimo ridimensionarla dagli angoli e posizionarla dove volete. Se la appoggiate ai margini magnetici si inserirà perfettamente nel testo dando uno stile davvero magazine. Con l'immagine selezionata avrete nella barra laterale tante personalizzazioni da dargli, come lo stile dell'immagine, il bordo, l'ombra e l'opacità, e scegliere anche se dotarla di titolo e didascalia da personalizzare ad hoc. Una cosa che forse non sapete è che potrete anche allegare una galleria immagini. Elimino la foto che ho appena inserito, mi posiziono nel punto che voglio e vado nella barra del menu superiore ed entro in Inserisci. Da qui scendo fino a Galleria immagini e ci clicco. Ora torno nella cartella di prima, scelgo tutte e 4 le foto e le trascino dentro la galleria e boom! Si creerà automaticamente mostrandomi le 4 foto. Potrete, come sempre, riposizionarla o ridimensionarla come abbiamo visto prima e dalla barra laterale potrete modificare l'ordine delle foto e decidere se mostrare titolo e la didascalia unica o specifica per foto. L'unico limite è che se esporterete il documento in PDF si vedrà solo la prima foto della galleria, ma resta comunque fantastico se lo mostrerete in Pages ad amici, colleghi o alunni via streaming o in live. Proviamo adesso ad inserire un video da YouTube. Quando vi trovate in Safari o Chrome sul video che volete inserire, cliccate sul pulsante di condivisione e quando la finestrella si sarà aperta, scegliete su Copia. Tornate nel documento di Pages, nel punto esatto e fate clic destro e scegliete Incolla o ancora più veloce digitate Command più V sulla tastiera e apparirà immediatamente fra il testo. Riposizioniamolo e ridimensioniamolo come prima e facciamo play. Wow! Nel caso di esportazione in PDF non sarà riproducibile dal documento, ma cliccandoci vi aprirà il link diretto su YouTube.
Come va? Spero fin qui tutto bene, perché è tempo di vedere un'altra cosa che può rendere il documento ancora più particolare. Parliamo dello sfondo generale. Muoviamoci nella barra laterale, ma questa volta scegliete il pulsante Documento ed entrate nella seconda scheda che si chiama Sezione. Vedrete per prima la voce Sfondo. Clicchiamo sul menu e nella lista scegliete Riempimento colore, dopodiché basterà selezionare il colore dello sfondo e l'aspetto del documento cambierà totalmente. Nel mio caso il grigio scuro come carattere non sta bene, perciò come vi ho mostrato prima mi posiziono all'inizio, scendo fino in fondo e tenendo premuto maiuscole sulla tastiera clicco di nuovo per selezionare il corpo del documento. Mi rimuovo in formattazione e in colore testo sceglierò il bianco e tutto avrà un aspetto più leggibile. Le ultime tre cose che vi mostro oggi sono in realtà tre utilità molto comode. La prima è la possibilità di attivare un contatore di parole di caratteri che darà in tempo reale un resoconto del documento. Per attivarlo è sufficiente salire nella barra del menu superiore, entrare in vista e scegliere la voce Mostra conteggio caratteri. A quel punto comparirà nella finestra di Pages un indicatore nella parte bassa, con il numero di caratteri che avete usato nel vostro testo. Cliccandoci potrete variare la voce in caratteri con spazi, che conteggerà anche gli spazi fra parole, e quello che ritengo il più comodo, il numero di parole o di paragrafi, che vede infine anche quello delle pagine. La seconda utilità, che funziona in realtà su molti tipi di file in macOS, è quella di ripristinare il documento ad una versione precedente. Il concetto è lo stesso applicato a Time Machine, ma funziona in modo autonomo. Se torniamo sulla barra del menu superiore ed entriamo in File, troverete la voce Ripristina A e al suo interno sfoglia tutte le versioni. Se ci cliccate si aprirà una finestra stile Time Machine e potrete tornare in un battibaleno indietro nel tempo e ripristinare il documento ad una data precedente cliccando sul pulsante Ripristina. È anche possibile copiare una porzione di testo da un vecchio documento e portarla ad oggi. La terza e ultima permette invece di proteggere il vostro documento così da tenerlo fuori dalla portata di occhi indiscreti. Basta tornare un'ultima volta sulla barra del menu superiore, entrare in File e scegliere l'opzione Imposta password. Sceglietela con cura e se volete automaticamente memorizzarla nel vostro portachiavi del Mac, potrete flaggare il campo che si trova appena sotto. Mi raccomando, abbiatene cura, perché se la dimenticate, il vostro documento sarà come perso. Ci sarebbero state altre 100 cose da vedere, ma come capirete, il video sarebbe diventato troppo lungo. Ho scelto ciò che ritenevo più utile e se la formula vi è piaciuta, fatemelo sapere sotto nei commenti, così da realizzarla anche per Keynote e Numbers. Se poi ci sono altre cose di Pages che volete sapere, scrivetemelo sempre qui sotto e porterò anche quelle in un nuovo video. Non dimenticate di lasciare un bel like qui sotto e di iscrivervi al mio canale. Sta comparendo qui a fianco anche il mio profilo Instagram. Se vi va, iniziate a seguirmi anche lì, perché lo tengo parecchio aggiornato con tutti i contenuti in arrivo. Anche per oggi è tutto, mi raccomando, mascherina allacciata bene in faccia e tanta prudenza. Buona scrittura a tutti ed un super saluto da Francesco. Ciao!